Pace e bene a tutti, benvenuti anche oggi, 31 gennaio, qui su Padre Pio TV, all'appuntamento quotidiano con la Santità. Oggi festeggiamo San Giovanni Bosco e abbiamo l'onore di avere ospite con noi Ángel Fernández Artime, che è il rettore maggiore della Congregazione Salesiana. E, Don Ángel, benvenuto qui tra noi e grazie per averci onorato della tua presenza. Grazie a voi per questa opportunità di salutare a tutta la famiglia francescana e a tantissimi dei vostri amici e amiche. Veramente è un grande onore. Grazie. Ecco, tu sei il decimo, come dire, successione e successore di San Giovanni Bosco. E sai che questo è un numero che mi dà gioia, perché è un numero che mi sa di portata di mano, come se nella storia, dal 1859, quando diciamo, è stato passato questo testimone, San Giovanni sia effettivamente vicino in mezzo a noi. E mi meraviglio che in così poco tempo la vostra congregazione sia esplosa in tutto il mondo, grandi numeri, grande presenza sul territorio. Papa Francesco stesso vi dice che ovunque lui vada vi trova così simpaticamente. E Sì. come mai questo messaggio di Don Bosco è esploso così nel mondo ed ha trovato una grande energia e accoglienza dappertutto? Qual era il suo messaggio? Bene, io credo, e noi lo diciamo tutti i giorni, no? Crediamo anche che il carisma salesiano è un carisma suscitato dallo Spirito Santo. Il perché? Sicuramente Dio, nella sua provvidenza, ha visto che i giovani del mondo avevano bisogno anche di una attenzione particolare come ha saputo offrire Don Bosco, no? È vero che la diffusione della congregazione è stata grande e anche fino ad oggi ci troviamo in 134 nazioni. Se interessa qualcuno per capire un po' la realtà della congregazione, siamo 14.500 salesiani nei cinque continenti, e credo che un po' il punto di unione è questo. Siamo chiamati a essere educatori, evangelizzatori dei giovani di tutti i tempi e in tutti i continenti e culture. Noi non siamo uniti soltanto alle scuole. Il nostro carisma non sono le scuole. Il nostro carisma non è nessun'altra cosa diversa di questo: i giovani e tra i ragazzi e tra questi i più bisognosi. E dopo cerchiamo di arrivare all'incontro di loro secondo la realtà, per alcuni raccolti dalla strada, in altri casi con un inizio di formazione professionale, in altri con un'educazione nella scuola, nelle istituzioni universitarie, anche nelle parrocchie, negli spazi di oratorio. E questa è la realtà, però il punto è arrivare a aiutare al giovane a prepararsi per la vita e prepararlo anche per farlo conoscere a Gesù e Dio. E dico Gesù, o dico anche Dio, perché a volte, soprattutto ci troviamo in tantissime presenze del mondo, delle 1946 presenze, due terze parti sono quelli dove la fede cristiana è molto piccola delle nazioni, con un percentuale del 0,3% o del 3-4% soltanto. Questa è la nostra realtà. E lei sa, è consolante e anche infinitamente bello pensare a questa azione dello Spirito Santo che suscita e spiri santi per i giovani, proprio per correre, diciamo, un pronto soccorso nella realtà giovanile. E ciò che contraddistingue, penso, anche Don Bosco, non è solo questa predilezione, questo messaggio per i giovani, è anche il venir fuori con uno speciale tipo di approccio. Lui fece un sogno quando era ancora giovanotto, insomma, sognò di trovarsi in mezzo a dei coetanei che però avevano dei comportamenti turpi, bestemmiavano, poi hanno iniziato a picchiarsi tra di loro. E lui reagì diciamo, in opposizione a questo tipo di comportamento, voleva eliminarlo. Però agì con una certa violenza anche lui. Invece, quale fu poi il messaggio che cambiò la sua vita e cambiò anche quella di tanti giovani dopo di lui? Bene, devo dirti che conosci
Molto bene, questo che noi chiamiamo il sogno dei 9 anni e che veramente ha colpito tantissimo a Don Bosco in tutta la sua vita. E, di fatto io mi trovo qui a Roma nella Basilica del Sacro Cuore e devo dire che qui lui ha celebrato l'unica Eucaristia dopo la consacrazione della Basilica che gli aveva chiesto il Papa Leone XIII. In quel momento lui ha pianto di emozione perché dopo ha detto: ho capito quello che ho visto e imparato nel sonno dei 9 anni. E veramente lei, la maestra, vuol dire la Madonna, ha fatto tutto. Per lui questo è stato un sogno programmatico, è stato un modello di vita, una indicazione per la sua vita e per tutti quelli che dopo potevano seguire le sue orme, no? Qual è il punto? Il punto è questo di farsi amare per i giovani, il punto è questo della dolcezza, il punto è questo di amare quello che i giovani, i ragazzi amano, perché così dopo loro possono scoprire la bellezza di quello che noi vogliamo mostrare loro, vuol dire una grande maturità per la vita e un grande amore per Dio. Bueno, questa è stata un po' la strategia particolare di Don Bosco, che noi chiamiamo sistema preventivo. Il sistema preventivo non è soltanto un metodo pedagogico, è anche un modo di capire l'educazione e la vita. Per Don Bosco era capire la formazione dei giovani e tutti gli elementi con queste tre caratteristiche: la ragione, la religione e l'amorevolezza. Vuol dire le cose devono offrirsi di un modo ragionevole. Secondo, la religione vuol dire aprire a ciascuno dei giovani all'incontro con Dio. E terzo, l'amorevolezza. Questa parola italiana che dice tutto dell'approccio e rapporti dell'educatore con gli educandi, del salesiano che a volte deve essere amico, a volte deve essere fratello, a volte deve fare anche di padre in qualche momento con giovani che non hanno niente e nessuno. E mi sento anche di sottolineare fortemente questa frase, che è quella di amate ciò che amano i giovani ed essi ameranno poi di conseguenza ciò che anche amerete voi, lasciando intendere Gesù Cristo. E proprio questo modo di inserirsi giovanile in mezzo ai giovani stessi, non con le armi a volte del Sì. giudizio, della precomprensione, anche di linguaggi differenti che li contraddistinguono. Il giovane cerca un po' anche di differenziarsi da ciò che è stato prima, perché è anche la fede stessa che cerca di conquistarsi una nuova maniera di dialogare e di essere presente, ecco. Quindi amare ciò che fanno è un passo importantissimo per fare amare a loro ciò che veramente conta, e Don Bosco è stato un maestro di questo. Quello Sì. che è bello dire è che voi siete salesiani, ecco, questa è la vostra denominazione che vi conosce così famosi nel mondo, però per esempio io sono un francescano perché mi rifaccio a San Francesco, le clarisse sono tali perché si rifanno a Santa Chiara, cioè il loro nome, gli agostiniani, i benedettini, cioè ci sono mille esempi. Voi perché Sì. non siete boschini, o meglio non c'è immediatamente il riflesso di Don Bosco? Questo è molto particolare, forse lascia sottendere anche una grandissima umiltà di Don Bosco stesso nel generare questa sua creatura, no? Bene, posso chiarirlo di un modo molto facile. Quando per prima volta Don Bosco nel 1859 propone a un gruppo di ragazzi, di giovanotti che avevano cresciuto accanto a lui, di dire: perché non facciamo una società con questa doppia finalità, cercare la nostra salvezza e allo stesso tempo fare il bene a questi vostri compagni? E quel primo gruppo di giovani si sentiva veramente meravigliato di questa proposta di quello che è stato il suo grande educatore, amico e padre, e già in quel momento Don Bosco gli ha detto: però vi dico una cosa, ci chiameremmo salesiani. E questo perché? Hanno detto: questo perché noi
dovremmo educare ai ragazzi, ai giovani, con la dolcezza di San Francesco di Sales. Allora, devo dire che il giovane prete Giovanni Bosco, cominciando il suo ministero come giovane prete diocesano che era, aveva un programma di vita che aveva preso di San Francesco di Sales, al quale ammirava tanto e conosceva tanto. Questo programma è il Dammi anima cetera tole, dammi le anime e togli tutto l'altro, che lui aveva preso, imparato e preso del grande San Francesco di Sales e che ha avuto tutta la sua vita come una norma di vita, come un criterio. È per questo che non ci chiamiamo boschiani, ma ci chiamiamo salesiani di Don Bosco, ma salesiani per San Francesco di Sales. Di San Francesco di Sales abbiamo ricevuto via Don Bosco questa dolcezza, questa amorevolezza, questo ottimismo salesiano, questo credere, come diceva Don Bosco, che in ciascuno dei ragazzi e dei giovani c'è sempre un seme di bontà nel cuore e che noi dobbiamo arrivare a questa bontà per fare possibile una vera trasformazione di ciascuno dei giovani quando ne hanno bisogno. Molto interessante. Prima abbiamo accennato anche a un respiro internazionale che ha la vostra congregazione, una presenza in più di 130 paesi, addirittura in quei paesi in cui la cristianità non è ancora sbocciata o fiorita. E Certo. noi però a volte guardiamo per esempio al nostro panorama europeo, a volte anche all'Italia, e rimaniamo un po' scoraggiati da quella che è la realtà della fede per quanto riguarda i giovani. Magari a livello invece, lo chiedo a te perché sicuramente avrai una visione molto più ampia della nostra, come stanno i giovani nel mondo? Si denota lo stesso tipo di atteggiamento, lo stesso tipo di ricerca, magari di alternative anche alla fede? Oppure i giovani del mondo, cioè, hanno un messaggio comune? Oppure dobbiamo isolarli in base ai continenti? Hai un'opinione Sì, da questo punto di vista? sì, 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 sì. Però devo dire, secondo me, i giovani del mondo sono molto diversi perché diversi sono le culture, i contesti, i continenti, tutto questo, le lingue, il colore della pelle, veramente. Però allo stesso tempo credo che possiamo dire, io sono convinto che i giovani del mondo hanno tantissimo in comune. La cosa più importante, hanno sempre un grande cuore aperto, aperto alla bontà, aperto alla vita, aperto ai sogni, aperto a tutto quello che può fare di loro uomini e donne con la capacità di credere in se stessi, di crescere. Anche questo, credo che questo è vero. Detto questo, dobbiamo riconoscere che la realtà, per esempio, tu hai detto la realtà d'Europa, la realtà d'Asia è diversa in tanti sensi. Dirò un esempio, se parliamo di la fede, sembra che c'è come una indifferenza più grande, una mancanza di sensibilità in una parte dei giovani di questa nostra Europa. Però, vedi, a me hanno chiesto qualche giorno fa. Mi hanno fatto questa domanda. Allora, i giovani dell'Europa non possono avere fede? E io dico no, io sono pienamente in disaccordo con questo. Non posso ammettere, però non lo credo, che i giovani della nostra Europa, della Italia, non hanno nessun interesse per la fede. Un'altra cosa diversa è si possono trovarsi come addormentati, come quando uno prende qualche farmaco che lascia uno un po' con sonno. È possibile che i giovani per tante cose non hanno svegliato questa sensibilità per valori preziosi e speciali? O è possibile che siamo noi adulti, educatori, pastori, che non siamo riusciti a toccare, a trovare il modo di accompagnare a questi giovani per suscitare quello che senza dubbio sta
nel suo cuore, perché è Dio che semina nel cuore di tutti i suoi figli e figlie il desiderio dello stesso Dio. Allora, secondo me, prima la realtà è diversa, certamente, però io credo che non dobbiamo scoraggiarci e la nostra missione, per esempio, qui nell'Europa è quella di continuare a accompagnare la vita dei giovani, farci presenti con una presenza, io sempre dico, affettiva e effettiva. Vuol dire, non possiamo vedere soltanto i giovani nelle fotografie, dobbiamo essere in mezzo a loro, con loro, ascoltare la sua realtà, e a volte è possibile che ci faranno delle domande o ci diranno: ho bisogno di trovare questo o quell'altro senso alla vita. Secondo me questo è il cammino, però quello che per un pastore, educatore, evangelizzatore non serve è la mancanza di passione per il regno e di scoraggiamento. Questo non ci serve. Proprio attaccandomi a questo scoraggiamento, io diciamo condivido con te e con chi ci sta ascoltando un po' quello che è l'aspetto che mi ha coinvolto di più, proprio parlando di Don Bosco, ed è il fatto dell'allegrezza, e poi chiederò anche il tuo. Il fatto che lui cercava di santificarsi sempre mantenendo questo clima sia interiore che esteriore di una certa allegria, forse dovuta al fatto che la certezza che c'è un amore grande, che ci ama e che ci ha salvati e che quindi tutto si relativizza alla luce di questo grande amore, quindi perché deprimersi, perché buttarsi giù? Anche nelle prove vale la pena di continuare a tenere il sorriso, insomma, questo per me è un messaggio molto importante. Per te invece quale può essere un consiglio anche da donare ai telespettatori, sia giovani che magari non giovani, che però vivono questo disagio di voler comunicare qualcosa alla generazione successiva, ma di vedersi limitati, magari i loro stessi nipoti che hanno scelto di non battezzarsi o di non concretizzare il battesimo che hanno ricevuto? Bene, mi permetto anzitutto di dire o condividere con voi una realtà di Don Bosco. Di Don Bosco si diceva che quanto più grandi e numerosi erano i problemi, si vedeva Don Bosco più allegre. E lo stesso Don Bosco ha fatto con un grande ragazzo santo, il suo allievo Domenico Savio. Santo Domenico Savio ha trasmesso a lui questo. E per noi la santità consiste in trovare, essere sempre allegri, vuol dire dopo compiere i doveri, essere amico in mezzo ai tuoi amici, cercare di fare il bene, pregare. Bueno, questa semplicità, no? Sarebbe come una santità scoperta e vissuta nella semplicità della vita cristiana. Allora, aggiungo a questo che ho detto la risposta alla domanda. Pensando nei giovani, io sì credo che Don Bosco direbbe a questi giovani: carissimi giovani, non scoraggiarvi, carissimi giovani, dovete continuare a credere in voi stessi perché Dio vi ama. Carissimi giovani, Dio vi ha dato tantissimi doni. Carissimi giovani, non potete dire di no al grande dono della vita, al grande dono di Dio nella vostra vita. Qualche cosa del genere, senza dubbio, direbbe oggi Don Bosco a questi giovani. Assieme a questo, carissimi giovani, io credo in voi, io ho tanta fiducia in voi. E pensando in tante persone che possono ascoltarci in questo momento, e mi sento davvero molto comodo e riconoscente per questa opportunità, io dico, carissimi tutti, cristiani non cristiani, con una fede viva o con una fede un po' più addormentata o con un sentimento di mancanza di fede, io mi permetto di dire: non possiamo perdere la speranza. Credo che anche una persona, anche nei momenti di sofferenza, mai può perdere la speranza che c'è anche la bontà negli altri. C'è una grande fortezza in ciascuno dei propri cuori, c'è anche questa presenza del Dio, anche se non la sento, del Dio che ci ama tanto, che mai ci lascerà, che ci accompagna. E questo
io credo dobbiamo dircelo tutti i giorni, nei momenti belli e anche quando vengono momenti brutti, perché vengono e perché ci sono e perché prima o dopo arriveranno alla vita di tutti noi, di ciascuno di noi, no? Però anzitutto un messaggio di speranza. La fede è speranza e Dio è un grande motivo di speranza. Don Angel, che dire, grazie, grazie di cuore per la tua risposta, diciamo, e la tua presenza oggi qui per la testimonianza di Don Bosco. È stata proprio un'ondata di ricchezza e anche di serenità, voglio dire, usare questa parola, di giovinezza. Quindi ti ringrazio di cuore a nome di tutti i frati, in particolare di Padre Pio TV. E tante grazie davvero. E io voglio dirvi che anche noi salesiani, io veramente ho tanta devozione e ammirazione per il vostro carisma, per il grande dono di Francesco di Assisi, e grazie per questa opportunità di condividere con voi questo momento. Mi sento veramente privilegiato. Grazie con tutto il cuore. Una preghiera mutua. Grazie. E non ci resta che quindi affidarci all'intercessione e alla protezione di Don Bosco. Affidiamo il tuo ministero, tutti, diciamo, i tuoi confratelli e anche i tanti laici preparatissimi che lavorano con voi in tutto il mondo. E insieme, diciamo, Don Bosco, prega per noi. Grazie a tutti voi, pace e bene. Grazie.